Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video vlog. Oggi è giovedì, sono già le 3, quasi un quarto, fra un po' c'è da andare a prendere Nora. Io ho già fatto tutta la mia mattinata con pulizie, ho fatto il pranzo che ve l'ho fatto vedere, un pranzo abbastanza salutare, con carboidrati, proteine e verdure. L'unica cosa, diciamo, che i pomodori secchi non è che sono tanto, erano un po' sott'olio, un po' tanto. E niente, quindi ho usato quello come olio e non ho usato l'olio d'oliva. E poi ho messo un po' di grano, un po' di formaggino, quindi ho usato un po' troppi grassi, ma va bene, non sono una di quelle che vuole un'alimentazione sana al 100% senza neanche un po' di errori. Quindi va benissimo. Sempre meglio che un'esagerazione di olio, mettere l'olio per la frittata, mettere l'olio per questo, mettere perché l'olio non scherza. Vabbè, a parte questo, del resto direi che è abbastanza salutare. E niente, mi sono un po' riposata, dato che Aaron sta facendo il suo pisolino e c'è il silenzio in casa, mi sono goduta questo silenzio. Mi sono arrivati due pacchi che aprirò adesso insieme a voi. E dopo che andiamo a prendere Nora, volevamo portare i bimbi a giocare un pochino nei gonfiabili, più che altro per Aaron, perché non andando all'asilo non mi piace che sta sempre in casa e con il fatto del Covid non tutti hanno voglia di uscire o incontrarsi in casa per far giocare i bimbi così. E a parte la mia vicina che ha il bimbo piccolo che ha 1 mese in più di Aaron, che ci giocano ogni tanto insieme, solo che io non voglio rompere tutte le volte perché non voglio essere pesante o invadente, quindi mi faccio un po' gli affari miei. E quindi niente, abbiamo deciso di portarlo a giocare così anche lui gioca un po' con i bambini perché mi piace che lui interagisca anche con altri bimbi e non sia solo in casa con noi. Quindi ogni tanto lo portiamo lì a giocare. E niente. Magari noi lì ci facciamo una merenda, beviamo un caffè così. Vediamo poi in quale dei posti, perché c'è uno che si può fare merenda dove c'è il bar, c'è uno invece che quello dove c'è la mia palestra, dove invece il bar è al di fuori, quindi vabbè, vediamo. E basta, poi dopo torno a casa, faccio la mia cena e le mie solite cose. Adesso andiamo ad aprire i pacchi. Allora, uno dei pacchi, uno dei due, uno sono i pesi. Che li ho ordinati alla fine? Sì. E due, ho preso la clorofilla da bere, che fa bene alla pelle. La clorofilla è praticamente una sostanza che possiamo semplicemente trovare anche nelle verdure verdi, quindi soprattutto i broccoli, nelle verdure verdi. Comunque c'è questa clorofilla che fa molto molto bene alla pelle, all'invecchiamento cutaneo, ai radicali liberi e tantissime cose. Uno semplicemente può mangiarsi cioè ogni giorno una quantità di broccoli o di questo, cioè di qualche altra verdura verde o di qualche altra verdura verde. E io invece ho scelto di prendere la clorofilla, che è la via più semplice, me la bevo ogni mattina e sono a posto. Questo perché? Perché guardando i video, visto esperienze di ragazze che l'hanno bevuta e hanno parlato bene, hanno detto che la loro pelle è cambiata di qua e di là, e quindi ho deciso di provarla anch'io su me stessa perché io sono così facilmente influenzabile, purtroppo. E basta. Sì, ma facilmente influenzabile per quanto riguarda queste cose, su altre cose non sono facilmente influenzabile, vabbè. E per quanto riguarda i pesi, invece, volevo dire che io ho deciso di allenarmi con i pesi perché. Perché magari molte possono dire: ah, ma perché devi comprare i pesi? Fai gli allenamenti in casa, corpo libero così. Allora, l'obiettivo che voglio io è modificare un pochino il mio corpo, quindi tonificarlo e rendere un pochino anche i muscoli più forti. Quindi per questo hai bisogno comunque di stimolare il muscolo e ti servono dei pesi. Comunque, per una persona che vuole fare un allenamento o vuole modificare il suo corpo, un allenamento a corpo libero non avrai dei risultati, perché un allenamento a corpo libero tu non stai stimolando il tuo muscolo, cioè niente, il tuo muscolo rimane quello che è, quindi non potrai mai avere anche dei cambiamenti fisici se non il dimagrimento. Che ci sono due tipi di fisici, quello là fisico da una persona che fa solo cardio e una persona che fa anche i pesi. Quindi a me il fisico da solo cardio, quindi solo allenamento cardio oppure solo
dieta non mi piace. E quindi ho voluto fare questo allenamento, anche se è la strada più difficile, una rottura di scatole, ho voluto fare questo. E quindi sono arrivati. La cosa bella, cioè sentite qua, praticamente stamattina io controllavo su Amazon l'arrivo di questi pacchi, cioè di questo pacco, e niente, mi diceva che arrivava entro oggi alle 8. Va bene, io aspetto, aspetto, dico, vabbè, io se dobbiamo uscire dirò alla vicina se posso mettere il suo campanello così lo danno a lei. Va bene, arriva lui dal lavoro, mi dice, guarda che c'ho un pacco giù grande, cioè è arrivato il tuo pacco, gli ho detto, guarda che... Ma non mi ha suonato nessuno, quindi bello Amazon, grazie mille. E io ho detto, ma guarda che secondo me è il tuo, perché è bello grande, è andato a vedere, c'era il mio nome. Quindi mi fa, va bene, te lo porto su. Poi mi chiama e mi dice, no, vieni giù perché è impossibile spostarlo. E quindi niente, sono dovuta scendere e aiutare Joseph a spostarlo, cioè ma è pesantissimo, cioè impossibile spostarlo, quindi lo trascinavamo. Nel frattempo entra il postino dall'altra porta per mettere la posta. Ci guarda e ci dice, cosa avete, un cadavere lì dentro? Sembrava veramente che stessimo trascinando un cadavere, invece erano i pesi dentro, sembrava che stavamo trascinando un cadavere e lo stavamo nascondendo, perché poi è tutto avvolto in un sacco con tutta della roba bianca, adesso ve lo faccio vedere, quindi sembrava proprio una scena da film. E il postino ci ha beccato in pieno, allora ci siamo messi a ridere, poi con fatica l'abbiamo portato su. E secondo me il tipo di Amazon se l'è presa, avrà detto, ma guarda te, sta qui che mi fa fare una consegna del genere, quindi me l'ha buttato davanti alla porta e ha detto, ma t'arrangi. E niente, quindi non mi ha neanche suonato e tuttora nell'applicazione di Amazon c'è scritto che è in consegna, non ha ancora scritto che mi è stato consegnato. Quindi boh, vabbè, ma non mi frega niente, l'importante è che il mio pacco è arrivato e che non l'abbia preso qualcun altro, ma penso che... Anche volendo, secondo me, appena lo tirava su, diceva: no, 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 io sta roba non la voglio più. Quindi niente, perché sono 40 kg. Ho preso i pesi da 40. Ho preso il bilanciere, che adesso vi faccio vedere. Ho preso un bilanciere che si può usare, si può svitare, sono due manubri. E c'è un'altra parte, c'è tipo un adattatore che lo avviti insieme a questi due manubri, diventa un bilanciere, così posso fare anche gli squat, un po' di hip thrust, un po' di tutto. E il peso massimo sono 40 kg. Io l'ho pagato 49 euro, no, 49 pound, non euro, 49 pound, quindi non so, saranno 50 euro e qualcosa. E non sono in ferro perché c'erano quelli in ferro, ma costavano veramente tantissimo, cioè sui 100 e passa. Allora, io non volevo andare direttamente a prendere uno di ferro che costasse 100 e chissà cosa, perché questa è solo una prova, magari non mi trovo bene ad allenarmi a casa con i pesi, quindi non volevo spendere una cifra così esagerata, poi magari non mi ci trovo neanche e ho dei pesi di ferro in casa così. Quindi ho preso quelli un po' più economici, che non sono proprio di ferro, ma comunque va bene lo stesso. E così, se proprio vedo che mi ci trovo bene, che mi sto allenando bene, che questi pesi non, con questi pesi, insomma, ho già raggiunto i miei obiettivi che voglio aumentare, comprerò un altro paio più valido, di qualità e di ferro, che sicuramente sono molto meglio di questi qua. E basta, quindi questo è quanto. Adesso andiamo di là, vi faccio vedere tutto prima che si svegliarono, così mi lascia in pace, aprire tutto per bene. Andiamo. Thank you.
Allora, ecco qua i pesi, li ho tutti puliti perché erano pieni di polvere. Allora, questi qua sono i due manubri. Quindi una volta che metti i pesi qua, li chiudi, blocchi con questo, lo giri, giri, insomma, e qua c'hai un manubrio da utilizzare come peso, giusto? Poi, come vi ho fatto vedere nel video, se attacchi questo tra questi due diventa un bilanciere, quindi lungo da poter mettere sulla schiena per fare gli squat oppure l'hip thrust nel bacino. Questi sono pesetti da 1,25, questi sono da 2,5 e tutti questi qua sono da 3. Così io posso mettere 3, 3, poi aggiungere 2 o 1, dipende da quello che voglio io. E anche dall'esercizio che vado a fare. Quindi questi qua sono i pesi con tutto, cioè se lo carico tutto arrivo a 40. Ovviamente 20 da un lato e 20 dall'altro. E così arrivo a 40, ma tanto penso che non ci arriverò mai. Quindi direi che così va più che bene. E basta, questo qua è quanto. Questo è tutto lo scatolone che adesso butto, mentre qui c'ho la clorofilla, quell'altra cosa che vi ho detto, che adesso la apro e ve la faccio vedere. Allora, dal momento che mi alleno in salotto, ho pensato di mettere questi pesi nel mobile che ho qui. Questo qua. Prendere un altro di quei contenitori dall'IKEA e metterne uno magari lì sotto dove ci sono le prese e mettere gli attrezzi lì dentro. Tanto pesa 40 kg. Quindi quando sono tutti dentro, Aaron difficilmente riuscirà a tirare quel cassetto se io e Josephine 2 non siamo riusciti a portarlo su. Quindi direi che ottima idea, vediamo come viene. O se no vedo dove metterli. Comunque in una posizione in cui Aaron non va a toccarli. Anche se secondo me non riuscirebbe comunque a tirarli su, a meno che non ho un bambino supereroe. E niente, quindi quella è la posizione che pensavo. Tanto comunque devo andare all'IKEA per comprare i copricuscini, quindi prima o poi ci dovrò andare. E basta, quindi questa è la cosa. Allora, ragazzi, questa qua è la clorofilla che vi dicevo, liquida, va messa un pochino nell'acqua la mattina e poi te la bevi. Se vi interessa, vi faccio sapere, vi dico come mi trovo, vi faccio vedere magari il risultato, tipo la mia pelle adesso e come sarà fra un paio di settimane. E poi, se vi interessa, vi posso dire anche i benefici, eccetera. Fatemi sapere se vi può interessare. E magari qualcuna di voi ne ha già sentito parlare o qualcuno di voi la utilizza. E se la utilizza, fatemi sapere come vi trovate. Io inizierò domani. Allora, è il momento della merenda. Per merenda mi mangerò un po' di yogurt greco con mezza banana perché l'altra metà di frutta l'ho mangiata stamattina a colazione e un goccino di miele perché proprio così senza neanche una nota di dolce non mi fa impazzire. Questa è la mia merenda. E lì c'è un altro bimbo che fa merenda. Eccoci in macchina, direzione sconosciuta per Nora, infatti non è molto felice di venire con la mamma e papà, vero? Che cerca di tirarsi giù. Bene, adesso andiamo.
Eccomi qua nel mio angolino, questo è il mio angolino di casa dove nessuno mi rompe. Infatti qua c'è sempre silenzio, io quando ho le mie cose da fare mi rifugio qua a fare tutte le mie cosine in santa pace. E siamo tornati a casa, abbiamo fatto giocare un po' i bimbi, anche se devo dire la verità, Aaron non è che era proprio predisposto a giocare. Boh, non lo so, sembrava che avesse sonno, non ho capito bene. Comunque lui le sue orette di sonno se le fatte. E poi comunque questo qua è la seconda volta che lo portiamo, questo è quello vicino a casa che vi dicevo. E non lo so, è la seconda volta che lo portiamo, in questa è la seconda volta che lui non è molto contento e quindi fa un po' di storie, anche se noi ci mettiamo lì a giocare con lui, non è molto contento. Invece nell'altro dove ero andata ha giocato molto molto di più, sono 2 ore, gio ha giocato tutto il tempo, quindi forse è proprio questo che non gli piace. Allora, adesso io farò la cena. Per cena farò, proverò a fare un piatto che a noi piace tanto. So che voi l'indiano non ne andate pazze, però è un piatto che a noi piace tanto indiano, che di solito ordiniamo. Allora, il bimbi non me lo fa come piatto completo, quindi con riso, pollo, eccetera. Mi farà fare solo le lenticchie, però io lo faccio lo stesso, provo a farlo e farò queste lenticchie qua poi dopo ci accompagnerò il pollo e poi ci sarà il riso da mangiare insieme. Lo provo a fare la prima volta, non so come viene, però proverò. Non vi faccio vedere tutta la procedura perché ho paura di scocciarvi tutte le volte che vi faccio vedere le ricette col bimbi, le ricette col bimbi. Però se voi mi dite che vi interessano. Perché comunque le ricette cioè col bimbi non è che si possono fare esclusivamente con il bimbi, si possono anche cioè, rifare semplicemente normalmente con la padella e basta, con i fuochi normale. Quindi magari se vi interessa fatemelo sapere che io continuo a farvi vedere le ricette che io faccio con il bimbi. Adesso in questi giorni ordinerò i siliconi, quelli là, gli stampi a silicone per i dolci, così farò un po' più ciambelle, torte, tortine, perché a colazione Aaron le mangia molto volentieri e quindi insomma farò questo. Poi anche Nora merenda le mangia, quindi ne farò sempre. Già quella, il plum cake ho fatto quando l'ho fatto, mi ricordo, qualche giorno fa è finito, quindi direi che vanno alla grande a casa. E volevo comprare, oltre che gli stampini in silicone, volevo comprare tipo un portatorta, un qualcosa dove mettere la torta, coprirla così non si rovina e anche che sia carino da vedere, perché comunque rimane lì in cucina e lasciarlo nel piatto così non mi piace, quindi volevo prendere qualcosina. L'avevo visto da IKEA, però secondo me è un'esagerazione, tipo 20 pound mi sa, il portatorta, quello là classico, mi sa che costava così, no, secondo me 20 pound per una roba del genere, no. Quindi cercherò su internet qualcosa di più economico. E niente, quindi adesso io vado a cucinare, noi ci aggiorniamo più tardi, vi faccio vedere magari il risultato della cena e vi faccio sapere com'è. E basta, adesso poi dopo che ho mangiato e ho sistemato tutto, i bimbi sono a letto e tutto finito, io proverò i pesi e vediamo come va. Joseph li ha già provati, dice che sono abbastanza buoni, quindi dopo proverò anch'io ad allenarmi un pochino coi pesi. Poi doccio e si va a dormire. Eccomi qua. Allora, sono le 9 qualcosa di sera. Abbiamo finito. Io ho fatto la doccia, mi sono anche un pochino asciugata i capelli così lisci. E abbiamo mangiato quel riso con le lenticchie e il pollo, è venuto buono, però ovviamente non è venuto come quello che fanno veramente nei ristoranti, quindi per cambiare ci sta. E basta, adesso sono qua che mi riposo, guardo un po' la TV, faccio delle cosine al cellulare, Instagram, un po' di TikTok, poi si va a letto. Aaron e Nora sono già a letto. E niente, io vi saluto. Vi mando un grosso bacio e come sempre grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo video se vi fa piacere. Ciao!